Pronto? Pronto? Ciao fratelli, vi Buongiorno, sento? buongiorno carissimi, buongiorno. Ciao. Carlo e Carla. Ciao Carla, sono Angela e vi abbraccio forte. Ciao Angela, piacere di Piacere di conoscerti. conoscerti. È Ma ho sentito tante veramente un belle cose su piacere di voi. immenso. Sì, Dora, abbiamo parlato con Dora, abbiamo fatto l'altra volta una preghiera con Dora, sì. Sì, mi ha raccontato e ha detto che siete veramente preziosi, che amate il Signore tanto, che mettete il cuore nella parola per vedere i risultati e avete visto anche i risultati. Raccontateci un po' Sì, su di voi. allora chi inizia? Inizio che sono più grande, Ecco. anche più timida, ma nel nome di Gesù mi stai aiutando anche su quell'aspetto. Io sono più grande di 8 anni, però purtroppo sono più testardura, dico sono più cabra di lui, infatti lo devo ringraziare, ringrazio Dio che vi ha messo sul nostro cammino perché lui ha fatto una ricerca e ha trovato dei video di fratello Giuseppe su YouTube e quindi poi mi ha coinvolto. Io voglio veramente lodare il Signore perché vi ha messo sul mio cammino e esco veramente da un baratro grande che deriva dalla mia disobbedienza. Perché allora noi veniamo da una famiglia cattolica e io sono sempre andata in chiesa, però non avevo mai avuto una relazione con il Signore personale, non leggevo la parola, quindi avevo una fede, diciamo, di tradizione, anche un po', diciamo, parecchio farisea, che giudicavo gli altri, mi sentivo saggia. Però non mi sono accorta che volevo sempre compiacere il mondo in realtà. E quindi avevo quest'ansia sempre di fare quello che piaceva agli altri, quello che volevano gli altri da me, non ero mai in grado di prendere una decisione personale, chiedevo sempre agli altri cosa fare. E quindi poi ci sono state varie crisi nella mia vita, fino ad arrivare, stringo a una crisi importante col coronavirus. Perché, ecco, poi seguendo il corso di liberazione io mi nutrivo non della parola del Signore, ma della televisione, tutto quello che mi veniva detto. E quindi da là ho sviluppato un disturbo proprio ossessivo-compulsivo che mi portava praticamente a dover lavare e disinfettare tutto, stavo sempre peggio e sono crollata proprio in una depressione grande che mi portava a non mangiare più, non lavare, non poter fare più niente. Ero sotto proprio lo spirito del male completamente, c'ero arrivata disubbidendo tante volte al Signore, facendo un sacco di peccati, perché noi abbiamo avuto la grazia di essere evangelizzati un po' di anni fa da un caro fratello, però io, ecco, questo seme è entrato nel mio cuore, ma non si è radicato perché sono stata disubbidiente, perché volevo continuare a stare nel mondo, pensavo alla carriera, tutta una serie di cose, e da lì mi sono arrivate delle prove del male. Anche degli uomini, delle persone che mi cercavano sbagliate, e ovviamente senza le armi della parola, della fede, di essere radicati nel Signore, non mi sono difesa. E da lì una serie di sensi di colpa, disturbi ossessivi, malattie, di tutto e di più mi è capitato. Sono scesa veramente, come dice il Salmo, nei lacci della morte, mi sentivo completamente avvolta nei lacci della morte. E ringrazio il Signore perché poi, ubbidendo, Ti ha mettendomi, rimesso. rimettendomi alla sua volontà, chiedendo il Ti ha perdono, fatti corsi. facendo i corsi, mi ha liberato, mi ha guarito. È una lotta, ma il Signore ha avuto misericordia di me e non ho parole per ringraziarlo. Perché tutti questi anni, nonostante io ero disubbidiente, lui era sempre lì a mandarmi un angelo, una persona, qualcuno, la sua parola, un segno per dirmi io ti amo. Io ti voglio con me, è bastato solo il mio sì che il Signore veramente mi ha riempito di benedizioni. Voi siete una benedizione grande, vi ringrazio con tutto il cuore Oh, e ringrazio il ringraziamo Signore Gesù, veramente ringraziamo per quello che. Signore, sei molto preziosa Carla, sei dolcissima. Quindi tu sei uscita da questi problemi con la parola, con la fede? Adesso è guarita, adesso è Sì, guarita. mi è rimasto un residuo di un sintomo che il male mi attacca su quello perché io dubiti, cioè purtroppo mi è rimasto un sintomo, ma io continuo a pregare, a combattere. Purtroppo sono Lazzarone, come dicono nei corsi a volte, perché vedo il sintomo e mi comporto come una malata e questo dubbio non mi piace perché il Signore ci ha guariti dalla croce.
con le sue lividure siamo stati guariti, dobbiamo credere. Quindi è una lotta che sto facendo contro questi dubbi Cosa ti è della mia rimasto, mente che Carla? vedono quei sintomi. Visto che oggi preghiamo insieme, cosa ti è rimasto? Che tipo di problema ancora hai? Purtroppo io sono guarita da È un un piccolo batterio residuo. che mi dava incontinenza, ero quasi diventata invalida, non essendo, pur essendo giovane, e mi è rimasto un residuo di questo, diciamo, il batterio, grazie a Dio, con le cure sono guarita, Va bene. però è la preghiera soprattutto, la fede, però mi sono rimaste delle perdite, dei problemi a volte che tornano da questo batterio, diciamo, che mi tormenta, ma sono guarita, quindi devo pregare, devo avere fede. Il Amen. Signore. Sottolineiamo il fatto però che Mi deriva da peccati che lei purtroppo. nel 2021, cioè lei non stava malissimo perché non poteva più, cioè non tratteneva più niente di urina, cioè Io ero, cioè, era mi sono ammalata malissimo, ero completamente, cioè invalida ormai non praticamente. poteva fare più niente, non tratteneva più, era ammalata completamente, i muscoli non trattenevano più, non riusciva più a controllare il suo corpo Niente, praticamente. ero. Era andata completamente. Poi adesso ha fatto il corso di guarigione di liberazione, 2022, adesso sta finendo, mancano po pochi passi, ha finito, ha quasi finito, sta finendo. E le cose rispetto a prima, in questi mesi del 2022, adesso vanno molto, adesso non ha più, lei riesce a trattenere benissimo adesso, Bene, è sana, rispetto a prima è completamente grazie. sana, Subito, prima ho iniziato il corso, dopo completamente poco, subito, sana, piano piano il Signore mi può è un miracolo sentirsi. incredibile. Gli è rimasto soltanto questo residuo ogni tanto di queste perdite che ha, però rispetto a prima, veramente, noi Alleluia, dobbiamo grazie soltanto ringraziare Dio perché Gesù. è guarita completamente, è guarita completamente. Se voi vedevate come stava l'anno scorso, cioè è guarita completamente, al 95% rispetto a come stava Lodiamo il l'anno scorso, Signore, guarita. ringraziamo il Signore. Lodiamo Grazie, Dio, fratello gloria, Giuseppe. gloria al Fratello Signore. Giuseppe. Sono qui, fratelli, grazie Signore, vi sto ascoltando, vi voglio tanto bene. Il Gesù vi ama Amen. tanto, il Signore è vicino. Gloria al Signore. Ti ringraziamo Gesù per Carla, Signore, Signore è quasi completamente guarita. Signore, la tua parola l'ha guarita, la tua fede l'ha guarita. Ti ringrazio per questi tuoi figli, Signore, Carla e Carlo. Signore, tu li ami tanto, Signore, tu sei sempre vicino a loro, Signore. Va bene, Carla, sono felice, Carla. E Carlo, vi vedo, Dio vi benedica, vi amo tanto. Alleluia. Anche noi Ah, amiamo. non sai, fratello Giuseppe, quanto abbiamo desiderato sentire la tua voce dal vivo, parlarti. Non sai quanto amore abbiamo, quanto ti siamo grati, fratello Giuseppe, quanto ti siamo grati nel nome di Gesù per tutto l'aiuto che ci avete dato con i corsi, con le dirette, le preghiere. Noi siamo stati salvati, ci ha salvato la vita. Voi avete pregato per noi nel 2021, a dicembre. Eravamo ammalati tutti e tre di coronavirus qui a casa, abitiamo io, lei e nostra nonna. Stavamo morendo tutti e tre, non avevamo abbandonati da tutti, non avevamo più nessuno perché non ci siamo vaccinati io e lei e purtroppo quindi ci hanno disprezzato, abbandonato tutti. Stavamo morendo tutti e tre, nonostante qualche medicina non riuscivamo, stavamo male. A un certo punto nel picco abbiamo chiesto preghiera, abbiamo mandato un messaggio, poi durante la diretta avete pregato per noi, abbiamo seguito le vostre indicazioni, ci siamo unti d'olio tutti e tre nel nome del Signore, abbiamo pregato con fede, la sera stessa siamo stati meglio e dopo qualche giorno siamo guariti completamente, un miracolo Gloria a Dio, incredibile, fratello. Un alleluia, miracolo incredibile. grazie Gesù, Grazie. Gloria al Signore, gloria al grazie Signore. Signore. Grazie Gesù vi dice, io sono qui, non vi ho mai lasciato, non vi lascerò mai, sono sempre vicino a voi, dovete solo pensare a me, solo guardarmi col cuore, io sono con voi, io non vi lascio, non vi ho mai lasciato e non vi lascerò mai, perché voi siete i miei figli. Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù, Grazie Gesù, grazie, alleluia, grazie. Questa è Gesù. alleluia. Oh, grazie, grazie Gesù, grazie, Quando ho fatto la grazie chiamata Gesù. che abbiamo chiesto, che allora ho pregato per lo Spirito Santo, ho ricevuto un amore, una gioia dentro che non ho mai provato. Io sono sempre stata insoddisfatta nella mia vita. Lui c'è sempre, tu vedi sempre quello che manca, quello che sbagli, sensi di qua quello che non va. Ma quando ho fatto questa chiamata, il mio cuore si è riempito di una gioia, di un amore che adesso desideriamo solo andare da raggiungere tante persone. Perché veramente io mi sentivo veramente un'immondizia, ho fatto tanti di quei peccati,
Non meritavo niente, Gesù ha dato la vita per me, che sono veramente un'immondizia, ho fatto peccati, contaminazioni, tutto Siamo perso. stati capre, siamo comportati da Sono capre. passata Senti, nei miei diritti. Gesù dice, figli miei, vi siete pentiti, è tutto perdonato, io vi amo, io ho rimosso i vostri peccati lontano come l'Oriente dal Ponente. Adesso non dovete più dimorare nello spirito di condanna del diavolo perché io vi ho pulito, io vi ho purificati, siete mondi, siete puri. Alleluia. Adesso parlate Alleluia. solo che siete guariti, parlate solo che siete perdonati, parlate solo Grazie. che io vi amo, dice il Signore, parlate del mio amore per voi, parlate di quanto io vi amo. Non è mia volontà, dice il Signore, che dimoriate nel negativo, nelle condanne del nemico. Io non vi condanno, io vi ho perdonato, siete nuove creature, siete salvati. Avete un posto nel mio regno, non temete, io sono qui. Grazie Grazie Gesù, Gesù. grazie Gesù, grazie Gesù. È Alleluia. lui che ci ha Alleluia. liberati dal potere Fratelli, sento delle in questo momento che Gesù vuole darvi un'impartizione di Spirito Santo, un'impartizione. Chiudete gli occhi. Siete pronti? Sì. Signore Gesù, vengo a te, Signore, insieme a questi tuoi figli, Signore Carlo e Carla, sono preziosi, due fratelli, Signore. Signore, ti amano. Signore, adesso, Signore, io chiederò per loro, Signore. Chiederò insieme a loro, Signore, perché tu sei l'intercessore. Io adesso chiederò insieme a loro, Signore. Grazie, Signore, per avermi mostrato che vuoi donargli dei doni dello Spirito. Siete pronti, fratelli, per ricevere? Sì, Certo, siamo pronti. Gloria al Signore. Amen, amen. Che il Signore vi benedica, vi protegga, vi assista in questo momento, vi riempia di Spirito Santo, di impartizione dello Spirito Santo, che vi riempia dalla benedizione dello Spirito Santo, che riempia di Spirito Santo, dal battesimo dello Spirito Santo, il vostro cuore, la vostra mente, il vostro spirito, la vostra anima. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Adesso datevi un abbraccio. Nel nome di Gesù Cristo. Abbracciateli. Grazie Gesù, grazie, grazie Gesù, Grazie. grazie Gesù, grazie, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie. Nel nome di È Gesù Lui che ci ha Cristo vi liberati dal potere benedico. delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Figlio del suo amore. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Io vi benedico e vi comando su di voi. Una protezione, una benedizione, comando il diavolo ad andarsene dalla vostra vita, dal vostro environment, dall'intorno, e comando benedizione nella vostra casa e che intorno alla vostra nonna, che nessun spirito la molesti, che la usi a fin di male, che sia protetta anche a lei, affinché anche lei possa scegliere cosa vuole fare con la sua anima. Parlo e profetizzo benedizioni nella vostra casa, in ogni vostra stanza, nel vostro lavoro, nel vostro tempo libero, di giorno, di notte. Voi dormirete tranquilli e protetti per lo Spirito Santo del Signore. Avrete sonni di amore, sonni di Dio, protezione di Dio. Il diavolo non può avvicinarsi né a voi né alla casa. Nel nome di Gesù Cristo, la vostra casa è benedetta. Avete chiesto preghiera di liberazione per la casa ed ecco la benedizione di Dio alla vostra casa. Impartisco benedizione sulla vostra casa, alla vostra porta, al vostro uscio. Gli spiriti malvagi non potranno entrare. Nel nome di Gesù Cristo. E prego benedizioni su Vilma, la vostra nonna di 88 anni, che Grazie, adesso non c'è qui. grazie. Prego protezione intorno a lei che possa decidere cosa fare con la sua anima. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Vi amo, fratelli. Amen. Alleluia.
Anche noi tanto. Ringraziamo con tutto il cuore voi e tutti i fratelli per le loro testimonianze che ci hanno edificato e incoraggiato. Grazie veramente con il cuore. Grazie. Grazie A Gesù. maggio ho fatto il forcing finale, ho terminato i due corsi. Stavo male, stavo ancora male. Aprile avevo vari tormenti, ossessioni, ancora ero attaccato. A maggio sono stato liberato completamente. Ho imparato a lottare contro il diavolo. Grazie, fratelli, non sappiamo come ringraziarvi. Tentavano di fare il nido qui nella stanza dove studiavo per fare i corsi. Hanno tentato per tutto il tempo di fare il nido dei calabroni. Appena ho sentito quel messaggio dove tuo fratello Giuseppe hai spiegato che era successo anche a voi, poi tuo figlio ha meditato sulla parola, ha pronunciato i versetti, ha scacciato le vespe, se ne sono andate. È successo anche qui. Mi sono messo un giorno a scacciare tutte le vespe con tutti i versetti del corso di liberazione. Mentre dicevo i versetti scappavano, se ne andavano, uscivano e non ci sono riusciti a fare il nido alla fine. Ho combattuto. Grazie, Alleluia, grazie. alleluia. Sì, perché ogni scrittura è un'arma. Le scritture sono una spada che possiamo usarla, dobbiamo usarla. Guai a noi se non usiamo le scritture come spada per scacciare il diavolo. Che le armi del diavolo sono le bugie, gli scoraggiamenti, le paure, è tutta un'immaginazione, è tutta una finta, è tutta una farsa, un imbroglio. Lo facevano anche con Gesù, ma non funzionavano perché Gesù non ci credeva. Se tu ci credi alle malie del diavolo, ecco che diventano vere. Ma se noi non È ci vero. crediamo, e se noi con la scrittura che hai memorizzato, che hai citato, di sgridare le opere delle tenebre, capisci? Se le sgridate, se le combattete, se ci credete e insistete, il diavolo non ha scelta. Il diavolo non può resistere contro il cristiano, il figlio di Dio, che insiste con la parola, che insiste con la fede, ma bisogna insistere Dobbiamo insistere, nel nome sì, di Gesù infatti, Cristo. nel nome di Gesù. Come vi Sì, infatti, sentite? Come vi sentite, fratellini, figlioli? ah, benissimo. Un cuore Una pace enorme. straordinaria. Mentre pregavo per lo Un'allegria Spirito pura. Santo, ho sentito dentro di me una fiamma che mi ha fatto vibrare tutto l'anima, tutto, un calore straordinario nel corpo, nell'anima, e lo Spirito Santo. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Amore, Amen. gioia, il cuore che tutto palpita. Adesso Grazie, Gesù. noi vogliamo soltanto andare a dare tutto questo amore e la parola del Signore, la salvezza del Signore, il suo Santo Spirito alle altre persone che hanno bisogno. Abbiamo tante persone intorno a noi che sappiamo che hanno bisogno. Ci impegneremo al massimo, daremo Dare tutto, tutto, testimonianza, tutto sì. quello che abbiamo per portare più persone possibili alla salvezza, allontanarle dal male e fare loro ricevere lo Spirito Santo e l'amore di Gesù. Grazie Gesù. Grazie. Nel Stiamo nome di pregando Gesù. per capire, per seguire il Signore, per fare la sua volontà, per capire dove se restare qua o andare via, perché purtroppo in questo momento non lavoriamo e col fatto del vaccino e tutte queste difficoltà in Italia, stiamo pregando tanto per capire cosa il Signore ci indica Se con il cuore. Però voglio fare. il Signore vi sta parlando di partire, se sentite questa voce, io confermo, è tempo di partire. Il Signore ha aperto una finestrella che chi vuole partire può farlo. Io vi dico che presto le cose diventeranno peggiori. Peggioreranno Sì. Noi abbiamo sperimentato quest'anno, possiamo testimoniare che siamo stati perseguitati. Siamo stati Parenti, perseguitati. amici, I tutti, era solo un vaccino. fratelli che adesso possono partire non lo fanno, stanno facendo un grosso sbaglio. Quelli che si sentono chiamati a non partire, questa è la loro responsabilità, la loro fede. Ma chi si sente chiamato a partire e non lo fa, rimpiangeranno questa possibilità che hanno buttato via. Il fatto che vi hanno criticato è perché voi avete, diciamo, avete parlato delle cose che Dio vi ha mostrato alle persone sbagliate. E dovete, le cose di Dio dovete tenerle con Dio. Le cose dei fratelli le tenete coi fratelli. Le persone intorno che non fanno parte della nostra fratellanza non devono far parte neanche delle cose private. Infatti, per questo che noi qui non siamo una televisione, non abbiamo bisogno di far vedere nessun video.
perché siamo una radio, abbiamo tutto il diritto di rimanere a livello privato. Infatti, il motivo che rimaniamo a livello privato è il motivo per cui siamo protetti, che ancora il diavolo non ci ha fatto chiudere. Il prezzo da pagare è rimanere in privato, però i fratelli naturalmente che beh, sono qui nella zona, logico è che ci incontriamo quando possiamo, non so quando. Quindi io vi dico, le cose private tenetele private, non aprite la bocca con le persone che non sono di Dio, che solo vi criticheranno, dato Gesù in Matteo 10 ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, Matteo 10 e Giovanni 15. E se hanno chiamato Balzebù, diavolo, il padrone di casa, cioè Gesù, quanto più lo faranno a voi. Quindi dal mondo aspettatevi solo cose mondane. Potete Sì. solo guardare a Dio e guardare i fratelli. I fratelli, però attenzione, ci sono anche quelli falsi. Sì. Noi abbiamo conosciuto fratelli veri e abbiamo conosciuto fratelli falsi. Stare molto attenti che l'apparenza non è sempre la verità. Quindi vi siete stati perseguitati perché avete confidato delle cose private con persone che non gli interessa di Dio, di Gesù, della Bibbia, del Vangelo, dell'evangelizzazione. Persone che non vivono nel Vangelo, nell'evangelizzazione, non potete aspettarvi altro che persecuzioni. Quindi adesso avete imparato una lezione che non vi sfugga. Sì, Quindi ripeto quello che ho detto abbiamo. prima perché credo che viene dal Signore. I fratelli ai quali il Signore ha mostrato di partire, se non lo fanno, presto avranno grandi rimpianti, perché vorranno farlo e non potranno. I fratelli invece che hanno la fede di rimanere ovunque sono, possono rimanere ovunque sono. Va bene? Non è vero come dice il diavolo che noi vogliamo che tutti vanno qui, tutti vanno là, noi non vogliamo niente. Io sto solo predicando il Vangelo, la Bibbia, devo avvertire di quello che sta avvenendo. Poi se uno dice ho capito tutto e voglio fare così e così, io non ho altro da dire. Gloria a Dio. E dunque, nella preghiera, quando ho comandato di liberare la casa, le vostre vite, spirito del diavolo, è compreso anche i tarocchi. Che Sì, tua madre, questa poveraccia che adesso dove si troverà nel mondo dello spirito, nelle mani di Dio, e quando andava dalle sue streghe ti portava anche a te, Carla. Guarda, il no, Signore. lei in realtà non frequenta, cioè lei purtroppo si è ammalata quando è nato lui e faceva la dialisi, quindi praticamente non aveva più funzione ai reni. E la malattia l'ha portata a non poter vedere più bene e il male ha utilizzato questa cosa, come lei ha sempre letto tanto, non potendo leggere, una volta vedendo la TV di questi che fanno i tarocchi, è venuto il pensiero di appassionarsi di tarocchi perché erano immagini e quindi da là ha iniziato a praticare tarocchi, non si faceva pagare, però è successo che praticamente piano piano io ho iniziato quindi a chiedergli. Io che proprio non prendo mai decisioni, quindi per me il male, vedi, così scelgono le carte per te, quindi è stato un disastro. Anche tante altre persone si sono ossessionate e dalla maledizione. Mia madre poi ha avuto praticamente, si è ammalata, è una malattia tragica e mortale, io l'ho assistita. Questa è che malattia? Si Lei aveva una malattia rara e c'aveva la chiama dialisi. sindrome emolitico uremico, una Sì, malattia anche molto la mia. rara. Allora, senti, questa malattia gli è venuta per via dei tarocchi. Dice, Cioè, lei ce l'aveva già ce da l'aveva prima che prima, ce l'aveva incontrasse i prima, tarocchi, però è perché. morta per un'altra Però complicazione che si è sì, trovata quando ha iniziato a però fare i dico, tarocchi, dopo praticamente ha avuto delle gli è complicazioni venuta. gravi e poi Ma è morta dopo gli dopo è venuta 3 o 4 anni. accentuata questa malattia. Esatto, Ecco, questo è praticamente è stato così. per via dei tarocchi, perché quando tu c'è una malattia, il Signore te la può far diminuire e togliere, i tarocchi te l'aumentano, capisci? Esatto, Esatto. praticamente lei si è operata, doveva Esatto. guarire, invece di guarire è peggiorata e nell'arco di un mese è morta a pezzi, una È coperta di piaghe, cosa che terribile, non. terribile. E i E dottori dicevano: non sappiamo spiegarci perché, nonostante l'operazione, sta sempre peggio, non riesce a stare è meglio. stato un calvario. Infatti, adesso abbiamo capito perché stava così. Cioè, abbiamo capito oggi che praticamente quando uno può essere cieco, non rendersi conto, se non legge la parola, Infatti, prima della vede. chiamata con Dora erano rimasti dei mazzi di carte Abbiamo qui buttato nella tutto. casa. Sì,
Abbiamo buttato 10 sacchi pieni di mazzi di carte, tutti buttati Poi vedeva all'immondizia. un'ombra che rientrava in un quadro durante il Dieci colpo. C'era sacchi un'ombra di che... 10 sacchi di tarocchi? 10 sacchi di mazzi di carte, di tarocchi, sì. Sì. E Allora, senti, purtroppo... adesso tua madre è morta, poveraccia, mi dispiace che non ho potuto evangelizzarla prima che morisse. Confidiamo nel Signore. Ma lei era Aveva, credente, era credente, aveva un credeva. grande cuore. Era cattolica, faceva anche catechismo. Purtroppo, Esatto, negli ultimi esatto. anni si è persa dietro a queste cose, Va purtroppo. bene, senti, allora andiamo avanti. Qui io, fratello, ho pregato per voi e sono Sì, contento che già. avete pregato per lo Spirito Santo. Guardate, state attenti adesso che quello che il Signore ha fatto per voi vi ha salvati, vi ha liberati, vi ha benedetti e siete protetti. Adesso non tornate indietro al vomito, tarocchi, cose così, perché sennò finirete peggio di prima. Avete visto No, no, che è successo no, no, no. Per vostra carità, ma noi non l'abbiamo già Avete fatti più visto, da anni. avete guardato vostra madre che è morta. Non scherzate col diavolo, non scherzate con il Per mondo della carità, per magia. carità. No, no, grazie a Dio, da tanti anni che Adesso io ho non pregato abbiamo. per voi, ho pregato per voi ieri, ho ricevuto delle scritture, se permettete ve le do, e c'ho Sì. anche, ho ricevuto specificatamente per voi, Carlo e Carla, ho ricevuto una piccola profezia. Sì, Ecco, se finito. potete sintonizzarvi, che adesso vi passo il messaggio. Perché voi non avete idea quanto Gesù vi ama. Non avete idea. Ascoltate la profezia che Gesù vi dà. La vostra vita cambia adesso. Il Signore, si è avvicinato a voi. Il Signore vi ha benedetto. E adesso, oggi è un giorno nuovo. Oggi è un giorno diverso. Ecco, allora, siete pronti? Posso cominciare a dare il messaggio? Sì. Angelina, mi aiuti? Sì, certo. Allora, dolce Angela, Dio ti benedica. Anche a te. Allora, mi devi dare Deuteronomio 18, 9 a 14 per Carlo e Carla, che Gesù li ama tanto, tanto, tanto. Deuteronomio 18, da 9 a Ok, 14. questa è una scrittura che purtroppo volevo dare a tua madre, ma non c'è, è morta. E comunque io lo do lo stesso perché ci sono fratelli nella nostra chiesa che sono passati da questi problemi e non vorrei, per disgrazia, che qualcuno ci fosse ancora, perché, però vergognoso non ce lo confessa e loro rimane ancora in questa pozzanghera. Che tutti addrizzate le orecchie per cortesia. Mi dirigo anche ai nostri fratellini che sono membri della fratellanza, di stare attenti, non fatevi tentare dal diavolo in caso di problemi, non andate a chiedere aiuto al diavolo, ai tarocchi, alle streghe che si presentano da angeli, si presentano da cristiani, non andate, venite da Gesù, vai. Quando sarai Grazie Gesù. entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Deuteronomio 18, 9 a 14. Gloria, gloria, Signore. Bene, io volevo dire a tutti i fratelli che ci seguono, tante nazioni, che volevo dire a tutti che questi due fratelli, questi qua che si chiamano Carlo e Carla, attenzione, sono un esempio di come il nostro grande Padre di amore, potente, di come lui sa prendersi cura di quei bambini che hanno avuto la disgrazia di fare parte di famiglie indegne, pedofili, cartomanti, eccetera. Guardate come il Signore sta benedicendo, si sta prendendo cura di questi due bambini che sono cresciuti in una casa
senza Cristo. Guardate, guardate, fratelli, fermatevi un attimo e lodate Dio per come Lui è venuto a salvare questi due bambini. Guardate, guardate come Lui si è preso cura. Giunto il momento che il Signore ha aspettato, la sua pazienza ha aspettato, e alla fine, siccome la madre non ha voluto fare la scelta giusta, il Signore l'ha tolta. Ed ecco che adesso il Signore interviene con Carlo e Carla. Guardate che grande esempio. E ora, amati preziosi fratelli, figlioli, Carlo e Carla, ascoltatemi, tutto ciò che dovete fare adesso è solo di crescere nella parola, crescere nell'amore, crescere nella comunione di Gesù, che così tanto, tanto vi ama e ha dato il suo sangue per tutti noi. Grazie, Signore. Allora adesso qui c'è una piccola profezia che Gesù mi ha dato per voi. Se siete pronti, ve la c'è qui degli appunti. Siamo pronti. È una profezia per voi. Che Gesù dice Gesù a voi, ma anche indirettamente anche fratelli che ci seguono, perché non è che Gesù vi ama di meno. Ma ho sentito un amore che quasi mi scoppiava il cuore per Carlo e Carla. Come la mano del Signore è entrato dentro in questa casa piena di tenebre e li ha salvati. Quindi non importa che problema avete, fratelli, quanto siete nelle tenebre, il Signore vi ama. Dovete solo guardare a Lui. E questa è la profezia. Dice il Signore: venite, amati figli, Carlo e Carla, io il Signore non vi ho mai lasciati neppure per un momento, non vi ho mai lasciato, mai. Anche quando non credevate in me, io non vi ho mai lasciati. I vostri nomi erano scritti nel mio regno da sempre. Rallegratevi, come è scritto. Luca 10, 19 a 24. Ecco, io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male, tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato di vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, di udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Luca 10, 19 a 24. E dico a tutti: non temete, continua Gesù, non temete, per qualsiasi difficile situazione e condizione vostra, non scoraggiatevi per qualsiasi circostanza che viene dal nemico. Io vedo, io giudico, io tengo conto di ogni problematica che il maligno manda sul vostro cammino, e il giorno viene sempre in cui il malvagio viene tolto di mezzo e io intervengo a salvare le mie pecore. Quel giorno viene sempre. Il giorno viene in cui tutti i miei figli saranno salvati, come è scritto. Giovanni 6, 39 e 40. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 39 e 40. E ora dico a tutti: non temete, nessuno di voi che mi ama di cuore sincero si perderà,
Il diavolo non ha questo potere di perdere. Di perdere chi io ho designato alla salvezza. Solo io posso aprire e chiudere. Salmi 68, 19 e 20. Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio il Signore ci preserva dalla morte. Salmi 68, 19 e 20. E Apocalisse 1, 17 e 18. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco, ora sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Apocalisse 1, 17 e 18. E Apocalisse 3, 7. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Apocalisse 3, 7. Amati figli, sparsi per il mondo, vedete come io, Signore, ho raggiunto questi miei preziosi figli. Vedete come il nemico e i suoi inganni, stregonerie e perdizioni sono sotto i loro piedi e sotto i vostri piedi, nella potenza del mio nome. Vedete come il nemico non ha il potere di togliere loro la mia salvezza. Io, Signore, li ho raggiunti anche dopo molti anni, quando è giunto il momento della maturazione. La mia fedeltà è onnipresente, la mia giustizia onnipotente, il mio amore per i miei figli eterno. Chiamo tutti i miei amati figli in questo tempo della fine, ancora incatenati dalle malie e magie del nemico. Ricevete la mia libertà a cuore pieno. Venite a me e sarete liberi da ogni vincolo, come è scritto. Giovanni 8, 31 e 36. Gesù allora disse a quelli che avevano creduto in lui: Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8, 31 e 36. E Matteo 7, 7 e 8. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Salmi 10, 16 e 18. Il Signore è Re in eterno. Le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuor loro, porgi il tuo orecchio per render giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento. Salmi 10, 16 a 18. Salmi 50, 15. Invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Salmi 50, 15. Salmi 86, 5. Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Salmi 86, 5. Isaia 55, 6 e 7. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui. Al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Isaia 55, 6 e 7. È quello che dico ai miei figli, Carlo e Carla, lo dico a tutti voi. Venite. Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Ti amo, Signore. Bellissimo. Molto, Alleluia. molto incoraggiante. Il Signore non si Grazie. Ti amo, Signore. grazie, Ti Signore. amiamo e ti rendiamo gloria. Il Signore non si stanca di perdonare. Benedetto colui che Ci viene nel rivolgiamo nome questa del preghiera, Signore. il Signore, la sua misericordia. Osanna nel più Grazie. alto dei cieli. Grazie Gesù che ci hai perdonato, che ne adoro Signore questa ci preghiera. libererà da ogni azione malvagia e ci porterà in salvo nel suo regno Amen, celeste. amen.
A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 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 Grazie, Amen. Gesù. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia, Amen. fratelli. Fratelli, benvenuti sulla barca. Grazie, Siete fuori dalla bellissimo. tempesta. Amen, alleluia. La sua mano vi ha Alleluia, raggiunto. alleluia. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie. Grazie perché hai avuto una pazienza straordinaria con noi, che siamo stati tanto disubbidienti. Amen. Abbiamo fatto tanti errori, abbiamo perso un sacco di tempo. Grazie per la tua Gesù vi ha pazienza, detto di Gesù. non parlare più delle opere negative del passato. Adesso solo gloriare il Signore, lodarlo e guardare al futuro, perché il sentiero del giusto è come la luce che spunta, che va sempre più brillando di giorno in giorno. E il futuro per voi e per noi è tanto bello quanto sono le promesse di Dio. E io per voi ho in serbo benedizioni, dice il Signore. Ho in serbo la luce del cielo. I vostri nomi sono in cielo. Gioite, gioite, figli miei, dice Gesù. Non guardate alle opere del nemico che sono passate. Il nemico è sotto i vostri piedi nel mio nome. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Gesù. Amen. Grazie, Grazie Signore. Gesù. Il Signore vi benedica, fratello e sorella, figlioli. Prego per la tua mi miopia, Carlo, nel nome di Gesù Cristo che sparisca. Amen. Amen. Sparisci, miopia, nel nome Amen. di Gesù Amen. Cristo. Amen. E Guarito. questi batteri che sono rimasti per te, Carla, nel nome di Gesù Cristo, Nel che nome di muoiano Gesù. nel nome di Amen. Gesù. Nel Come dice nome Ecclesiaste 3, c'è tempo di vivere e tempo di morire. Adesso è tempo per i batteri, le malattie del diavolo, di morire. Amen. E le benedizioni di Dio si stanno ravvivando in voi di giorno in giorno, di momento in momento. Vedo la vostra fede crescere man mano che seguite Gesù, man mano che crescete nella parola, man mano che crescete, la vostra fede cresce insieme alla vostra ubbidienza, perché la fede non è un dono così. La fede decidiamo noi se farla crescere o farla diminuire, perché la fede è equiparata alla nostra ubbidienza. Un disubbidiente non può avere fede. È uno che continua a ubbidire, però se la fa con tutto il cuore, la fede cresce. E quando cresce la fede, crescono le benedizioni. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Adesso Adesso ubbidiremo, adesso saremo tutti i giorni con Gesù, tutti i Signore non giorni vi con chiede Gesù. troppo, Signore non vi chiede un passo più lungo della gamba. Il Signore dice: non vi metto sulle spalle una croce che non potete portare. Quello che vi ho dato, fatene tesoro, siate fedeli, e man mano che siete fedeli, con più aumenterà la vostra fede, la vostra benedizione, la vostra gioia, la vostra forza, le vostre guarigioni e tutto. Alleluia, grazie Amen. Gesù. Grazie, Signore. Grazie Gesù, Grazie. grazie Gloria a te, Gesù. Gesù. Fratelli, noi ci teniamo a, poi vi manderemo due testimonianze, una mia e una sua. Ci teniamo tanto a questo. Se potete, poi mettetele nei corsi di guarigione e di liberazione, così che possono servire anche per gli altri. Questo ci teniamo tanto perché, così come noi siamo stati edificati e aiutati tantissimo da quelle meravigliose testimonianze, vogliamo lasciare anche noi la nostra testimonianza nei corsi. Grazie, Volete grazie, lasciare la fratelli. vostra impronta? Sì, vogliamo Con lasciare. piacere, Sì, fratelli, inviateli pure, con piacere. Alleluia, che bel Grazie. sorriso a Carla che ti è venuto. Guarda come sei, guarda che Il sorriso che ti è Signore, io arrivato. sono sempre stata musona, chi mi conosce, adesso c'è un sorriso, una gioia che non ho mai avuto. Grazie Gloria, Gesù, grazie. gloria al Spero che Signore, gloria al sono via che Signore. grande questo sorriso possa arrivare a tutti. Amen. Alleluia. Grazie. Siete bellissimi, vi amo tanto. Anche noi, con tutto il Anche cuore. noi, non sapete Amen. quanto vi ho sentito vicini durante i corsi, Sempre le quanto ho vostre voci con desiderato noi. darvi un abbraccio forte, forte. Ho pianto fratello, Giuseppe, quando hai raccontato che stavi in ospedale solo, mi sono sentito con te.
Quante volte anch'io mi sono sentito solo, così so, però Gesù è stato sempre con noi, non ci ha Certo. mai abbandonato. Grazie, grazie fratello Grazie. Giuseppe, grazie Angela, grazie a tutti, siete Grazie. meravigliosi, straordinari. Grazie Gesù per tutti voi. Solo Amen. Gesù, Grazie. solo Gesù, amen, solo Gesù. Amen. Alleluia. Grazie, Va bene, Signore. Grazie. allora Angela, se non c'è altro io mi dispiace, ma devo andare avanti. È bello stare con voi, Grazie. però sì, dobbiamo chiudere. Va bene, vi Grazie. teniamo aggiornati Grazie. sull'evangelizzazione. Grazie. L'altra volta si è salvata una persona anziana che sta in un altro paese, una mamma di una nostra amica che era in fin di vita. Siamo riusciti a fare la preghiera per ricevere Gesù. Ha ricevuto Gesù, si è salvata. E poi è Gloria. morta. Adesso già sta con Gesù, si chiama Si è Assunta. Grazie salvata e Gesù. poi morta. Gloria a Sì, Dio poi è che. morta il giorno dopo, 2 giorni Gloria a dopo. Dopo la Dio, cessa si è gloria a salvata. Dio. Grazie, Signore. E quella è Grazie un'altra. Gesù, adesso sta con Gesù. L'ho sentito che sta con Gesù. La sera stessa ho sentito una voce come di Gesù che mi diceva: è con me. Grazie Gesù anche per la Grazie salvezza di Gesù. Assunta. Grazie Grazie, Gesù. grazie. Amen. Grazie, Ecco Signore. un'altra piccola stella che brilla nelle vostre corone. Grazie Gesù. Grazie, Bene, grazie. fratelli, io vi bacio, vi abbraccio, vi amo nel nome di Gesù Cristo. Qualunque cosa tenetevi in contatto, che noi siamo qua per aiutarvi. Nello Sì, spirito siamo qua. amen. Nel nome di Noi Gesù, adesso ci amen. sentiamo chiamati a partire, però continuiamo a pregare. Continuiamo a pregare, Però sì. pregando durante i corsi io mi sono sentito chiamato a partire, credo anche Pregherei, lei. sì. Però continuiamo a pregare perché dobbiamo essere sicuri. Però io mi sento chiamato a Bene, partire. ricordatevi che c'è anche un momento di smettere di pregare, e di praticare. Sì, Va adesso bene. infatti abbiamo fatto un piano d'azione, tutte le persone In che dobbiamo Giosuè, raggiungere. capitolo 7, credo verso 10. In Giosuè 7, Giosuè aveva perso una battaglia, erano morti degli israeliti, e si è buttato a terra a pregare. A pregare. Più che a pregare, lui si stava lamentando. Oh Signore! Che succede? Perché abbiamo perso la battaglia? Giosuè, capitolo 7. E pregava in ginocchio, buttato a terra. Poi ha sentito una voce. Cosa fai? Alzati, rialzati. Dio gli stava dicendo, è giunto il momento di smettere di pregare e di ascoltare e di ubbidire. Poi gli ha dato un messaggio e tutto è stato risolto. Giunge il momento non è che si smette di pregare buttati per terra così in cameretta tua, continua a pregare mentre cammini, mentre operi, mentre ubbidisci. Io non lo vedo Gesù nel Vangelo, gli apostoli che pregavano il rosario dei pappagalli, ripetere 500 volte il rosario del pappagallo finché ti addormenti. Ma queste sono cose indù, sono cose di New Age. Il Signore non pregava così, fratelli cattolici, io vi amo tanto, ma siete fuori binario, non si prega così. Come si prega? Non come fate voi. Come si prega? Si prega come pregava Gesù. Guardate Giovanni 17, è tutto un capitolo. Gesù non è che bla bla bla, ripeto, ripeto. No, no, lui parlava col Padre, discuteva, diceva cose. La preghiera è un parlare con Dio. Non, il Padre nostro neanche quello è da ripetere. Nessuno degli apostoli ha mai ripetuto il Padre nostro. Lascia perdere l'Ave Maria e Ave Međugorje dalla nonna. Va bene? Dio benedica la vera Davvero. Maria, ma quelle false, liberarsi. Allora, Grazie, fratelli, Angela, tanti danni. Purtroppo la c'è nostra un nonna è un tempo che attimo complicato. Tanti danni. dice, ok, prego 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, poi come mi sento nel cuore, io devo fare. Non posso pregare finché è arrivato il marchio della bestia. No, adesso è D'accordo? il Quindi, momento di agire, sentiamo però. che è il momento di Adesso è il agire, momento sì. di agire, adesso Ecco, abbiamo anche la quindi, forza dietro al per agire. Signore. Grazie. Poi guardi, io la mia esperienza, la mia testimonianza è che per esempio, prendo grandi decisioni, ognuno prega secondo il suo stile, c'è cioè quello che prega digiuno un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Io invece mi piace pregare e digiunare la mattina, a volte mezz'ora, a volte un'ora, a volte 2 ore, a volte perché c'è troppo lavoro da fare, qui non riesco a. E allora preghiamo tutte le mattine. Ma la nostra testimonianza è, Angela, correggimi, 2 o 3 giorni il Signore risponde. Di solito sì. Due o tre mattine di preghiera, il Signore risponde. E poi ci si consiglia con i fratelli e voi siete benvenuti a consigliarvi con noi. Insomma,
che siamo così, possiamo, se volete, e poi ci si consiglia, perché quando si riceve una profezia, che c'è anche questo, fratelli ricevono profezie, la seguono ed era sbagliata, perché non si sono consigliati con nessuno. Io qui Sì, non muovo un infatti. passo, Angela, correggimi, io non muovo un passo delle rivelazioni che ricevo, anche le profezie che trasmette la radio, se prima non mi consiglio con i fratelli intorno e chiedo, ho Sì. ricevuto una profezia per i fratelli Sì. anche ieri sera, ho ricevuto una profezia, ho consigliato con te, con i fratelli, cioè do una possibilità a Dio di chiudere la porta, dice no, quella lì è poco amorevole, il Signore quando parla è più amorevole, questa qui, giusto o no? È giusto che si consiglia a volte anche troppo, e glielo diciamo, che se consiglia troppo devi avere più sicurezza e andare con quello che il Signore ti mostra. Quindi attenzione fratelli nel mondo che siete troppo spirituali, troppo profetici, che non andate a bere un bicchiere di acqua se non aprite una scrittura nella Bibbia prima. Quindi cercate di non essere troppo religiosi, troppo profetici, troppo spirituali. Quindi il Signore mi ha mostrato, te l'ha mostrato. A me quando vengono i fratelli mi dicono Dio mi ha mostrato e io gli dico sempre va bene e ti ha dato le scritture? No, e allora non ci credo. Sono i falsi profeti che ricevono rivelazioni da Dio, però non hanno scritture per sostenerle. E attenzione a quali scritture, perché anche il diavolo le usa. E allora sono i due passi, rivelazione, scritture e poi il consiglio ai fratelli. I fratelli devono consigliarsi, come dice 1 Corinzi 14. 1 Corinzi 14 dice uno o due profetizzino e gli altri devono giudicare. La Chiesa è qui per giudicare le mie e le tue profezie. Non c'è il profeta del tempo della fine. No, siamo tutti profeti qua. E gli altri devono giudicare. Quindi questo sono solo consigli che vi sto dando, visto che state facendo decisioni, non dovete fare decisioni per far contento fratello Giuseppe o fratello nessuno. Dovete far contento fratello Gesù e però controllare se avete scritture, due e tre, consigliate con i fratelli. I fratelli possono anche dirvi: guarda, tua rivelazione non mi credo che venga dal Signore. Ma c'è una scrittura, sì, però mi sa quella scrittura è troppo sgangherata, sai. Aspetta che te do io qualche scrittura un pochettino più appropriata. Questi sono i fratelli. Bene, fratelli, Dio vi benedica, io vi amo, vi abbraccio. Dio vi Benedetta, benedica, Dio vi grazie, benedica. grazie col cuore Fratello, noi ci tutto. sentiamo chiamati a partire, Amen. però continuiamo a pregare Amen. un altro Questo po'. dipende da Sì. voi, io non dico mai le persone se partire o no, dove andare, però devo predicare, sono un messaggero e devo dirvi che la donna fugge nel deserto per 3 anni e mezzo, lontano, lontano dal serpente, lontano è una cosa geografica, va bene? Sì. Allora, Dio vi benedica, datevi un abbraccio che vi vedo. Oh. Dove già? Jasmine, Quello è da tu parte puoi dare un nostra. abbraccio a me, Jasmine. Grazie, Grazie, anche Dice, noi abbracciamo con grazie. tutto il Ciao, cuore. Dio vi benedica, vi Vi amo teniamo tanto. informati, fratelli, viviamo le testimonianze. Grazie. Alleluia. Alla fine Ciao. mettete il canto Gesù ha vinto, il mio canto preferito dei corsi, un canto straordinario. Gesù Ma ha anche vinto? grazie a quel canto ho vinto il male. Grazie Ma a Gesù. guarda, io ho preparato Grazie. adesso un canto proprio perché stiamo chiudendo la Skype con voi. Ho preparato un canto, quello sotto i nostri piedi. È quello, Gesù ha vinto? Quello, È proprio proprio quello, quello che ho grazie Gesù, preparato. grazie. Lo cantiamo L'ha sempre. preparato il Signore, grazie Gesù. Grazie. Ma è tutto pronto. Grazie Gesù. Incredibile. Siete Incredibile. dei Nello fratelli Spirito profetici, Santo, siete dei grazie fratelli Gesù. profetici, Dio vi benedica, ciao. Ciao, vi Grazie, abbraccio, ciao, ciao. grazie Gesù. Dio vi benedica, seguiamo e facciamo la Santa Cena con voi. Grazie, Amen, amen. grazie Va Gesù. benissimo, ciao. Ecco, il canto Gesù Io ha ho vinto. tolto le cuffie, va benissimo cosa? Ha detto che rimane in linea per ascoltare la radio e farà la Santa Cena con noi. Ah, perfetto. Sì. Digli che veramente io ci contavo. Ah, ok. Allora, Gesù ha vinto. È pronto qui per ascoltarlo insieme. Per la salvezza dell'umanità.
libertà. Una guerra persa dall'uomo a causa del suo peccato, ma vinta da Gesù quando la sua vita ha donato. Gesù ha vinto per te, Gesù ha